Mi chiamano Xylella fastidiosa, sono un batterio, attacco le viti, gli ulivi e gli agrumi. In America ho già fatto strage di viti e kiwi. Mi sposto da una pianta all'altra attraverso dei vettori come la sputacchina. Questa piccola cicala, da sempre esistita nel Mediterraneo, è diventata adesso la mia vittima preferita. Ma sono davvero io da sola la causa del disseccamento degli ulivi? Questi sono tutti alberi segnati con le X, gli alberi che dovevano essere eradicati. A vista hanno stabilito che era Xylella, hanno messo in quarantena, hanno segnato 4.000 alberi. Eliana Fanelli è un'insegnante di Oria. Da qualche mese ha sposato la causa dei difensori degli alberi di ulivo. Occupa i terreni, sale sugli alberi per evitare che questi vengano estirpati. Dal 2013 è stata trovata la Xylella negli ulivi del Salento, in Puglia. In 2 anni 90.000 ettari di terreno sono stati attaccati. L'albero si difende da questo batterio chiudendo i suoi vasi linfatici e cominciando a seccare. Gli esperti parlano di complesso di disseccamento rapido, includendo anche funghi e altre malattie. Ma i politici ora parlano solo di Xylella. Nous n'avons aujourd'hui pas d'autre solution. Donc il faut pas se poser de questions. Il faut essayer d'enrayer le champ, l'expansion. Et enrayer l'expansion, c'est détruire toutes les parties d'organismes qui peuvent être des champs de propagation de la maladie. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in maggio in cui chiede alla Commissione di indennizzare i produttori per le misure di sradicamento e le perdite di reddito, ma anche di intensificare gli sforzi di ricerca su questo batterio micidiale. Rispetto al precedente, Eliana ci porta a incontrare le autorità italiane ed europee venute a Lecce per un incontro di crisi sulla Xylella. E vogliamo portare le nostre proposte al ministro per far rendere conto che questi alberi vanno curati e che non si può distruggere un patrimonio naturalistico sulla base di ipotesi. Dopo 2 anni nessun test scientifico ha in effetti ancora provato il legame tra la Xylella e il disseccamento degli ulivi. Ma per le autorità italiane la Xylella, batterio da quarantena, al numero 1 nella lista europea degli agenti patogeni, è la responsabile unica di questo calvario degli ulivi. Dentro, riunione di crisi a porte chiuse. Oggi è venuto da Bruxelles il commissario europeo alla sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis. Tutto ciò che facciamo, anche le attività più dolorose, sono legate a questo, alla possibilità, alla necessità assoluta di non consentire alla Xylella di salire più a nord. Is it really an epidemic or we still have to go on with the research? We see a really dangerous situation. It's absolutely this outbreak. Of course, we must think about possibility to stop today, and of course, nobody knows which will be situation in few months or in next year. But we are not sure it's Xylella the cause of the problem. No, we are sure. There are no pathogenic. No, we are sure. Please send message. We are sure about Xylella. A incontrare il commissario è venuta pure Rosa D'Amato, una deputata europea pugliese che la sera ci porta a visitare il terreno dove un batteriologo, lontano dalle televisioni, sta sperimentando dei metodi alternativi sugli ulivi malati. I risultati sono impressionanti. Questi sono dei sintomi evidenti di un attacco di Xylella pregresso. Questa pianta ha subito 4 trattamenti con questo prodotto in prova e come vedete la crescita è piuttosto rigogliosa. È un composto biostimolante a base di rame e zinco che abbiamo già sperimentato in altre patologie, che entra dentro la pianta, sistemizza e quindi disinfetta l'albero dall'interno. Per il momento di metodi alternativi per lottare contro la Xylella nelle misure europee non c'è traccia. Le parole chiave restano isolamento, eradicazione, pesticidi o nuovi alberi. Ci sono ricercatori che vanno finanziati, vanno aiutati nella ricerca. Bisogna anche pensare perché è successo qui, no? Perché proprio nella Puglia, perché non conviene più fare agricoltura, perché gli agricoltori sono costretti a volte ad abbandonare i campi perché non conviene, non ci guadagnano più. Nella nebulosa di questo affare c'è anche chi crede che l'arrivo della Xylella possa servire a modernizzare una regione che produce da sola il 30% dell'olio di oliva italiano, 400 milioni di fatturato l'anno, ma che soffre sempre di più per la concorrenza mondiale.
importante quello che ha anticipato il ministro Martina, e cioè che in questo territorio verrà fatto un grande campo sperimentale che ospiterà tutte le cultivar di olivo esistenti nel mondo per verificare come singolarmente resistono alla malattia. Ivano Gioffreda non crede dall'inizio alla tesi del killer Xylella. Troppe anomalie ci sono in questa storia. Lui gli alberi li ha curati, ha nutrito il terreno e le foglie verdi sono rispuntate. La Xylella c'è, ma sono i funghi i veri killer di questa regione. Eccolo qui. Questa è una malattia fungina, entrata dal taglio, non disinfettato, e dal taglio ti entra la malattia. Deve essere data indicazione seria ai contadini. Gli attrezzi da taglio, quindi segacci o motoseghe, vanno disinfettate nel momento in cui si passa da una pianta all'altra. Ivano ci porta a vedere uno dei primi focolai della Xylella, presero in cura dei volontari dell'associazione Spazi Popolari. Ci aspettavamo di trovare il deserto degli ulivi. Ci troviamo in un giardino pieno di frutti. Bisogna rinforzare non solo la pianta, ma prima il terreno. C'è il terreno, la flora batterica che è completamente distrutta. Si sta mettendo avanti le mani adesso esclusivamente su Xylella, perché Xylella porta qualsiasi tipo di speculazione, perché Xylella comunque è inserita nella lista dell'EPPO al numero uno, quindi mette in allarme tutta l'Europa. Quest'estate sono stati trovati 14 focolai di Xylella in Corsica. Questa volta il batterio ha attaccato il mirto. La Francia chiede nuove misure di emergenza. L'Italia aspetta fondi europei per aiutare la Puglia. Gli alberi di ulivo, loro, chiedono di essere curati. Sì.